La prima positiva sensazione l'ha data il pubblico sugli spalti del Palasport, numeroso ma nel rispetto delle normative anti-Covid con la mascherina indossata. La seconda è arrivata dai tanti ragazzi tesserati nelle varie rappresentative. Così, Pallavolo San Giustino e Volley Club Altotevere hanno ufficialmente presentato la loro attività per la stagione 2021-2022. Grande soddisfazione da parte della società capeggiata dal presidente Claudio Bigi, che non si è mai fermata neppure nel periodo di piena pandemia, proprio per allestire la struttura del settore giovanile, unificando il logo Pallavolo San Giustino con quello del Volley Club Altotevere per poi disputare un eccellente campionato di Serie B, con promozione mancata solo nell'ultima e decisiva sfida. Per l'amministrazione comunale erano presenti il sindaco Paolo Fratini, l'assessore allo sport Andrea Guerrieri e il consigliere che cura i rapporti con le realtà associative Paolo Pompei. Da ognuno di loro è arrivato un elogio per quanto sta facendo la Pallavolo San Giustino in favore di una disciplina sportiva che da tempo è quella di più alto livello presente nell'intero territorio comunale. Fra un intervento e l'altro hanno sfilato sul Taraflex tutte le rappresentative giovanili, maschili e femminili, dall'S3 fino agli under, con assieme i rispettivi allenatori. Nella parte conclusiva dell'evento, spazio alla squadra che per il quarto anno affronta il campionato di Serie B maschile. Dopo il vittorioso esordio per 0-3 a Orte, è arrivata una sconfitta nel derby contro Sirsafe Timonini Perugia per l'Erm Group, atteso sabato alle 17:30 alla trasferta toscana di Castelfranco di Sotto, per provare a ripartire subito a vele spiegate e vivere una stagione da protagonisti, con la consapevolezza del fatto che la Pallavolo San Giustino è tradizione, cultura e veicolo di immagine e promozione per l'intero comprensorio. L'ambiente vedo che è positivo, c'è tanta serenità. Gli sponsor siamo ancora più felici perché stanno continuando ad entrare, anche questa settimana tre nuovi sponsor, e questo siamo felici perché vuol dire che stiamo lavorando bene e stiamo facendo avvicinare un po' tutte quelle che sono le società più importanti della zona. Abbiamo una squadra nuova, abbiamo una squadra che ha bisogno di rodaggio. E un mercato complicato con tanti nuovi pezzi, anche diciamo un po' momento estivo vivace con un cambio di allenatore che non era previsto. Per fortuna abbiamo reagito bene, abbiamo trovato un mediatore, in che senso mediatore? Una persona che conosce la maggior parte di questi ragazzi e non abbiamo risentito questo momento di cambio, per cui ci dobbiamo andare da fare e adesso è concretizzare quello che abbiamo sulla carta. La Serie A è sempre un sogno, ma le basi devono essere veramente solide, questa è la cosa più importante.